Buongiorno a tutti, è appena tornata dal Festival dell'Idillio e adesso la facciamo mangiare. Può anche cucinare un po' di soldini lì ha. Fai una porzione singola di formaggio alla griglia. Voglio vedere se può raccogliere qualcosa, magari raccogliere e mettere in frigo. Allora, la pianta di taro mi sembra chiaramente possibile raccogliere, anche perché vendere non mi sembra il caso. Co vale poco, ma almeno si mette qualcosina in frigo e paga meno. Il taro qui osserva perché se è spuntato qui, lì non mi spunta. E l'ananas vorrei. Niente. Oh. Vediamo se niente osserva, ma perché non si può raccogliere allora? Io speravo che crescesse. Comunque adesso mangia un po', poi essendo le 3 di mattina se ne va un pochino a letto e dopo la facciamo incontrare con Ruben, perché ecco qui al Festival dell'Idillio il romanticismo è andato parecchio avanti. Io voglio rafforzare l'amicizia. Per cui quando si sveglia lo invita a casa e vediamo di unirlo alla famiglia. Cambieremo il letto matrimoniale, visto che lui non porterà soldi, eh. Non voglio fare in modo che lei lo unisca alla famiglia senza che lui porti soldi, se no comunque faccio money e ritorno a questa cifra qui. Vai a dormire e ci vediamo appena si sveglia. Oh, è flirtante, si è svegliata flirtante, per cui facciamo che lo invita subito nel lotto attuale. E ha fame? Vediamo se ha fame. No, non ha fame, per cui e poi gli chiederà di unirsi alla famiglia. Dai, brava. Nei bisogni li ha messi tutti a posto, continuo a sperare che possa raccogliere, ma osserva, pianta. Ruben Berry arriverà molto presto, grande Ruben! Allora sarà ora che si diano un bacio. Allora intanto invita ad entrare, ma non in bagno però spero, eh? Ok, meno male. Invita ad entrare, poi comincia con abbracciarlo e ora sarebbe ora che ci fosse il bacio, ragazzi. Non si sono ancora. Sì, bacia! Vai, meno male, c'è il bacio. Oh! È il primo bacio. Andiamo a fare fichi fichi sotto la cascata, Ruben. Adesso vediamo se possiamo unirlo alla famiglia. Altre scelte. Amiche, ai ai ai, sono arrivati le bollette. Chiedi di unirti all'unità familiare. Vai, vediamo. Sì, lui ci sta. Ok. Allora, così e così. Ecco, così non dovrebbero arrivare soldi. E tu, Ruben, devi andare a lavorare. Vai al lavoro. Velocemente vai al lavoro e lei deve pagare quanto di 380? Oh mamma, finisce subito i soldi lei. Vabbè, dopo faranno anche fichi fichi sotto la cascata perché è troppo bella quella cascata. Adesso lei va un pochino. Allora, Ruben fa parte dell'unità familiare, lei va un pochino a scavare per rimediare qualche conchiglia. E non hai soldi. Ha pagato le bollette? Non ha pagato le bollette. Vabbè, meglio, così le pagherà quando torna Ruben dal lavoro, che porterà un po' di soldi, immagino. Quindi adesso mi scava in cerca di conchiglie
vediamo se trova qualcosa di valore. Poi va alla cascata e cerca di acchiappare qualche rana, non per far del male. Oh, ragazzi, lei è madre terra, non dimentichiamocene. Lei non fa del male alle sue creature, semmai le vende, nel senso che le libera poi. Oh, vediamo cosa trovi, gioia mia, va? Vediamo se trovi qualcosa di valore, perché qui le bollette, l'inventario è vuoto perché ho messo in frigo tutto quello che aveva raccolto, non hai trovato nulla, fantastico. Prova un po' a scavare qui, setacciamento di spiagge in cerca di conchiglie, vediamo. Dai, qualcosina, almeno paghiamo subito le bollette e ci togliamo il pensiero. E se no vai a pigliare ste rane. Vediamo cosa trova, le fanno male le dita, no. Niente, ma non trova niente oggi, porca miseria. Allora vai alla cascata, su. Ecco qua la cascata, attira le rane. Vediamo se prende qualche rana preziosa. E purtroppo ne può prendere solo una per ora, perché non se ne può prendere più di una. Però aspetteremo, se ce n'è una sola, aspettiamo che ne possa prendere un'altra e nel frattempo si farà una bella doccia senza vestiti. Madre terra, ragazzi, deve fare il bagno, la doccia nuda. Dove sei, tesoro? Stai venendo, bravissima. Attira un po' di rane, vediamo cosa riesci a prendere. Ok, e adesso aspetta, stai ferma lì, stai ferma lì. Cattura le rane, vediamo cosa prende. Dopodiché ti fai una splendida doccia senza vestiti. Rana terriccio, quanto vale? 10. Mamma, dai, non può. Vabbè, intanto si fa una doccia senza vestiti, magari fra poco può ricatturarle. Guardate che meraviglia la doccia. Ma guardate sta cascata, che bella. Allora, eccola qua, non possiamo avvicinarci troppo, perché se no mi va sulla visuale. E puoi catturare un... Quanto deve passare prima che possa ricatturarle? Bon, hai fatto la doccia, vai a cercare ancora setacciamento di spiagge, cerca qui, cerca di conchiglie. Io le farei comprare tutto l'ambaradan per la pesca subacquea alle conchiglie, ma costa. Forse il coltello può comprare, vediamo, perché mi piacerebbe assai che lei, attrezzatura da immersione, comprare. Cavoli, 250, poi ci sarà abbastanza per pagare le bollette, aspettiamo. Lei deve immergersi, eh. Hai setacciato? Vai qui, setacciamento di spiagge, setaccia in cerca di conchiglie. Ma perché perdono le azioni? O forse l'ha fatto e non ha trovato niente. E poi deve pulire, perché lei è una che se vede sporco ripulisce. C'è poco da fare. Va bene, ragazzi, è inutile che sto qui a farvela vedere mentre scava, fa, pulisce. Non ha trovato niente. Ma com'è che non trova niente oggi? Ah, ok, sta ancora scavando. Ok, dai, dai. Forse scava ancora. Vediamo se trova un qualcosa, un pesce, anche un pesce scadente. Niente, non ti arrabbiare, dai, Gea, su, pulisci. Guardatelo questo qui, com'è pimpantino. E pulisci, va bene. Ci vediamo quando torna Ruben, che paghiamo le bollette e vediamo se possiamo comprare un coltello da immersione. Pulisci anche qui, ripulisci. Vai, sei contenta, quando ripulisci? Lo so, insomma. Vediamo se può cercare rane, 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 se
Si è riposata abbastanza per cercare. Sì, cattura le rane, vediamo se ne trova una. Intanto c'ha fame, poverina. Per cui adesso la mandiamo su a mangiare. Vediamo solo che rana cattura. Oh! No, le è scappata. Una pizza alla diavola, avariata. Ma dai, cattura le rane, sciocchina, con la pizza alla diavola, avariata sotto là. Dai, prendine una che valga un po' tanto, su. Ma cosa prende? Patatine. Cattura le rane, svegliona, magea. Sei tonta però. Oh! 10. Vabbè, fai incrociare questa rana, fai accoppiare la rana con rana terriccio. Forza. Gea ha fatto nascere una nuova rana che vale sempre 10, ovviamente. Va bene, vai a casa. Ok, allora ci vendiamo la rana che ha fatto accoppiare. 10. Sono 10 simoleon in più, adesso paghi le bollette. E rimani con 12. Questi si possono vendere. L'oggetto non può essere venduto, quindi ripuliscilo e via. Allora, si è bloccato di nuovo. Ripulisci e ripulisci. Ok. E adesso aspettiamo che torni Ruben alle 16. Oh, qui c'è di nuovo la possibilità stavolta di vendere. È già ricresciuto. Vai, vendi tutto allora. 5 non sono granché. Qui vendi basilici, vendi tutto. E qui vendi tutto. Caspita, ma ha raccolto perché io le ho fatto raccogliere. E mettere in frigo. Sì, l'aveva già fatto. Bene, dai, almeno vende qualcosina e arrotonda un po'. Non è male, dai, si fa un bottino. Questo non è ancora cresciuto, il melo è autunno, ovviamente le mele ci sono dall'autunno in poi. Ok, le faccio vendere tutto e aspettiamo Ruben, mangeremo insieme. Eccolo a casa Perfetto. Ruben, Sì. 256. Perché Perfetto. cos'è che ti interroghi di cosa? Perché mi agiti il braccino? Vai ad abbracciarlo. Sei stanca? Ti fanno male le dita, lo so. Allora, amichevole, come chiedi della sua giornata, digli allora com'è andata il tuo primo giorno da professore di sostegno? Cosa devi fare? Quali sono i tuoi Dai, cosa? compiti? Ci mangiamo Ah, sì. qualcosina? Lui deve fare, Ah, valuta i ciao. compiti nel Seriously, grandpa. portablocco dell'insegnante. Abbasai. Eccolo qua il Entra, portablocco, bow down. bello! Ben come, Vediamo se sir. lui ha fame. No, lui Salute, sta please. benone, per cui gli facciamo Store? subito fare Oh, il suo lavoro. benissimo. Valuta i Sir, compiti, bella borrow questa. Dowie. Ah, ma qui Come ci dog. possiamo vendere un po' di Your daughter robine, of blood, però. Nazareth. 55 Spot. e due pesci, 9, 9, 18, molto bene. Per ora dei pesci non ce ne facciamo niente. Altri 8 simoleon. Dai, dai, e il progetto scolastico 100. Fantastico. E anche i compiti, anche se un solo simoleon. Dai, che con l'aiuto di Ruben stai veramente molto meglio, tesoro. Prendi gli avanzi che non puoi permetterti di. No, lui, tu prendi gli avanzi. Brava, hai già capito da sola. Prendi gli avanzi e questa porcheria la buttiamo via. Che bello, lui sta correggendo i compiti. Non ci posso credere. È bellissima questa interazione, mamma mia come sono entusiasma. Appena iniziato, no, vai Oh, avanti, Ronnie, Nils, devi finire except your tutto. Lo so boy, che poi hai I fame, will ma have lei ha promised preparato, never no, new non ha tray preparato un found. bel niente lei. For no some Dopo che beverages, finisce di orange mangiare, pie, ecco che cominciano a but chiacchierare, lo oh, sapevo io. Samara.
Dopo lei serve la cena, ma io direi che potrebbe servire qualcosa che costi poco, un formaggio grigliato, e così ce n'è per tutti. Ma finisci di mangiare, svegliona? Ma che svegliona sei? Ma che svegliona sei? Vabbè, almeno lui lavora senza chiacchierare. Cos'è che hai? I piatti sporchi? Non c'è nessun piatto sporco in giro. E dopo mangi insieme a lui. Questo lo rimettiamo in frigo, dai. Ah, dobbiamo comprare il letto matrimoniale. Signori, speriamo di avere abbastanza soldi. Vediamo se c'è un letto non troppo costoso. Ah beh, 320 ci guadagniamo da questo qui. E vediamo letti, un matrimoniale che non sia, non si può, ah ok, vediamo, no, questo non mi piace, quello di università, niente, questi qui sono scomodini, però le mettiamo questo qui per ora, vediamo se c'è in turchese, no. Sì, questo è sul turchese. Dai, per ora mettiamole questo. Dopodiché completeremo meglio il tutto. Mano a mano che si guadagna, che lei vende i prodotti dell'orto, che lui guadagna con il suo lavoro, compreranno mobili, completeranno un po' questa casetta, la riarrederanno. Insomma, gli inizi, si sa, sono duri, ma sono anche i più esaltanti, i più belli. Lei la manderò anche in giro. Ok, allora, lui ha finito, appena lui finisce di correggere i compiti, perché ti metti a dormire lì? Dovete fare fichi fichi, però andate sotto la cascata, perciò fai bene a farti un pisolino. Perché dopo farete fichi fichi sotto la cascata e boh, e così sarà consolidato il rapporto fra Gea e Ruben. Ok, lui ha finito di correggere tutti i compiti. Ah, deve arrivare al 2 ricerca e dibattito. No, ma prima fanno fichi fichi alla cascata. E poi lo farò studiare, adesso mangia qualcosina e poi vanno insieme di notte, sarà notte quando andranno insieme alla cascata a fare il loro primo fichi fichi. Bene ragazzi, lui è contento, c'è qualcosa di appagante nell'annotare una tesina con la penna rossa, ma insomma sei un professore un po' cattivello, la penna rossa. E qualcosa di ancora più appagante qua, ah ecco, quando il compito è stato svolto alla perfezione. Ruben ha preso il massimo nella valutazione dei compiti, vai vai che sta andando bene. Allora ragazzi, tu hai mangiato, riponiamo questo, facciamo così, perché la manina che arriva e che gli fa tutti i lavori non è molto realistica. Lo ripone lei, dopodiché vanno alla loro cascata e si fanno un fichi fichi, fai fichi fichi con Ruben. E la prossima volta dovranno cominciare ad avere dei figli, perché comunque lei, vi ricordo, deve fare 4 figli. Sì, però prima li facciamo sistemare un po', facciamo in modo... Ma tu fai fichi fichi con la muta? Ma robe de mat... Va bene, andiamo a goderci questo fichi fichi. Ed eccoci qua che hanno mandato via questo tizio. Gli hanno proprio detto vattene via. E là ragazzi, da immortalare in apnea, vediamo se escono. Accendi le candele, rendi tutto sì nella cascata. Ruben e Gea stanno per fare fichi fichi per la prima volta. Guardate che passione! Al freddo, vabbè che lì fa caldo, per cui... Wow, tutti e due romantici! Oh, cerca Raneva?
attira le rane e cerca qualche altra rana. E tu, Ruben, cerca di scavare qualche cosa. È tutto flirtante, Ruben. È notte, l'hanno fatto di notte nel cielo stellato. Allora, prima di andare a dormire, e dopo chiudo la puntata, vai qui, setacciamento di spiagge, setaccia in cerca di conchiglie. Mentre lei dove sta andando? Ah, le cerca le rane, attira le rane, cattura rane. Vai. Bene, la prossima volta ci sposeremo in pompa magna, neanche tanto in pompa magna. Oh, mammina, ma non riesce a catturare le rane, piglia le patatine, ma si può? Patatine, poi avariate anche. Dai, prendi una rana, su, ma una di quelle con valore. Oh, 10. Va buò, e non ne può più catturare. Andiamo da Ruben, vediamo cosa ha trovato. Poi intanto gli faccio studiare ricerca e dibattito. E adesso li mandiamo tutti e due a nanna, perché domani lui dovrebbe avere lavoro. E infatti fra 10 ore c'ha di nuovo il lavoro, quindi voglio che mi legga il libro di ricerca e dibattito. Hai trovato qualcosa? Niente, vai a casa. Oh, ma non c'è verso, non trovano niente. Li mettiamo a nanna, signori, vi saluto. Mizzica, lui è super flirtante, Allora, adesso ti cambi, tesoro, cambia abito, ti metti il tuo abito quotidiano e leggi ricerca e dibattito. E tu vai pure a nanna, dopo aver fatto incrociare le rane. Fai accoppiare la rana con rana melanzana striata. E così abbiamo ottenuto... Oh, cominciamo ad averne 30 simoleon. Benissimo. Brava, che bisogni hai? Niente, sei a posto. Dormi, lasciamo studiare Ruben. Cosa hai mangiato? Ma non dirmi che hai mangiato le patatine, santo cielo, ma è proprio fuori di melone, madre terra. Vabbè, e lasciamo Ruben studiare ricerca e dibattito. Vi saluto, vediamo che punto è di ricerca e dibattito. Abilità, ricerca e dibattito è appena all'inizio dell'uno, quindi dovrà leggere per un bel po'. Ciao a tutti! Ciao ciao!